L'Italia è una repubblica democratica. Inizia così l'articolo 1 della Costituzione, ma la repubblica è nata prima della Carta fondamentale. Il momento fondativo della repubblica è stato il 2 giugno 1946, quando il popolo fu chiamato a pronunciarsi direttamente mediante referendum sull'alternativa tra monarchia e repubblica e scelse la seconda. Nella stessa data si svolsero anche le elezioni per l'Assemblea Costituente, che iniziò i suoi lavori il 25 giugno 1946, con il vincolo di rispettare la volontà popolare che si era espressa nel referendum. Dunque, prima si decise tra monarchia e repubblica e poi si scrisse la Costituzione. Come mai questa successione? Quando si decise di procedere secondo queste modalità? Tutto avvenne durante la transizione, dopo la caduta del regime fascista, nel periodo della luogotenenza, durato circa 2 anni, dal giugno 1944 al maggio 1946, un periodo in cui il re Vittorio Emanuele III, che aveva regnato durante tutto il ventennio fascista, accettò di cedere tutti i poteri a suo figlio Umberto, pur conservando il titolo reale. Con un primo decreto luogotenenziale, il numero 151 del 1944, si era stabilito di affidare ogni decisione sul futuro assetto costituzionale dello Stato italiano all'Assemblea Costituente. Tuttavia, nell'imminenza della convocazione delle elezioni, un nuovo decreto luogotenenziale, il numero 98 del 1946, stabilì che sarebbe stato il popolo a decidere sulla forma istituzionale dello Stato, repubblica o monarchia, mediante referendum. Si trattava della scelta più delicata e controversa di tutte le questioni istituzionali. Una scelta che divideva la popolazione e le stesse forze politiche, che pure riconoscevano le responsabilità oggettive del sovrano regnante durante il periodo fascista, come disse lo stesso Enrico De Nicola, il futuro capo provvisorio dello Stato, benché di orientamento monarchico. Di qui la decisione di lasciare l'ultima parola direttamente al popolo italiano, che votò a suffragio universale, incluse le donne, ammesse per la prima volta ad una consultazione politica. Nel referendum del 2 giugno il popolo scelse a maggioranza la Repubblica e nella seduta del 26 giugno 1946 il presidente dell'Assemblea Costituente si limitò a prendere atto della comunicazione della Corte di Cassazione sull'esito della consultazione popolare, che solennemente consacrava la forma di governo repubblicano, quale era stata prescelta dal popolo italiano, con atto della sua volontà sovrana. Poi l'Assemblea Costituente elesse il capo provvisorio dello Stato, indicando ad ampia maggioranza appunto Enrico De Nicola. Questa origine storico-istituzionale della scelta per la Repubblica spiega anche il particolare regime giuridico del principio repubblicano, oggetto di speciali garanzie e sottratto al potere di revisione costituzionale. Nel testo della Costituzione la parola Repubblica costituisce l'alfa e l'omega, è contenuta nella prima e nell'ultima frase della Carta fondamentale, disegnando un arco ideale che abbraccia e unifica l'intera architettura costituzionale. Come si è detto, l'articolo 1 esordisce proprio con l'affermazione che l'Italia è una repubblica democratica e l'articolo 139, l'ultimo, quello con cui si chiude il testo costituzionale,
stabilisce che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. La forma repubblicana, dunque, definisce il volto, l'identità costituzionale dell'Italia, e per questo è considerata una scelta definitiva e irreversibile, scolpita in una clausola di eternità, come si direbbe in altri ordinamenti. Ciò significa, in termini giuridici, che la forma repubblicana non può essere modificata, neppure con il procedimento di revisione costituzionale, e per questa sua caratteristica è definita principio supremo dell'ordinamento costituzionale. Sin dai primi e autorevoli commenti si è notato che alla nozione costituzionale della forma repubblicana appare coessenziale l'attributo della democraticità, come specificato appunto dall'articolo 1 che parla di Repubblica democratica. Ne consegue che anche l'attributo democratica partecipa della stessa garanzia dell'intangibilità, caratteristica della forma di Stato. E anche la Corte Costituzionale ha sviluppato un'analoga linea interpretativa. Nella sua giurisprudenza ha affermato e ribadito più volte che la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale. Il primo di questi limiti alla revisione costituzionale è proprio il principio repubblicano, come previsto dall'articolo 139. Ma insieme ad esso debbono essere compresi anche i principi che appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana, come dice la sentenza 1146 del 1988. Primo fra tutti, il principio democratico, oltre al principio di uguaglianza e ai diritti inviolabili della persona, ad esempio. Ma che cosa significa la parola repubblica? Che cosa si intende per forma repubblicana? Repubblica è un termine carico di storia e dotato di una grande ricchezza semantica, e la stessa Costituzione lo usa in una pluralità di significati. Il primo e più circoscritto contenuto del concetto di repubblica ha a che fare con le caratteristiche del capo dello Stato. In questa prima accezione, la repubblica è la forma di Stato contrapposta alla monarchia, non solo nella recente storia d'Italia, come si è detto, ma in molte comunità politiche, sin dall'antichità. Come si legge in apertura al Principe di Machiavelli, tutti gli stati sono o repubbliche o principati. In una repubblica il capo dello Stato ha carattere elettivo e il suo mandato è temporaneo. Invece in una monarchia il re di norma accede al trono per titolo ereditario e acquista una carica a vita. In attuazione di questo primo e più limitato significato, in Italia a capo dello Stato c'è un presidente eletto dal Parlamento in seduta comune integrato con i rappresentanti delle regioni e che resta in carica 7 anni, come prevedono gli articoli 83 e 85 della Costituzione. Tuttavia, la Costituzione utilizza la parola repubblica in un secondo e più ampio significato, che indica il complesso di tutti i pubblici poteri che compongono l'intero ordinamento. La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato, si legge all'articolo 114 della Costituzione,
che fa eco al principio fondamentale contenuto nell'articolo 5, che dice: la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. In questa prospettiva, la Repubblica non può essere intesa come sinonimo di Stato. La Repubblica è un soggetto più ampio e ricco, che comprende tanto le articolazioni centrali e periferiche dello Stato, quanto altri soggetti, compresi quelli dotati di autonomia. C'è un elemento di coralità nella nozione di Repubblica accolta dalla Costituzione italiana. Per questo la partitura costituzionale è contrassegnata da spazi di autonomia locale e funzionale e punteggiata da procedure e raccordi di unificazione. Recentemente la Corte Costituzionale, nella sentenza 118 del 2015, ha nuovamente ribadito che l'unità della Repubblica è uno di quegli elementi così essenziali dell'ordinamento costituzionale da essere sottratti persino al potere di revisione. Contemporaneamente, nella medesima decisione, però, la Corte ha sottolineato che l'ordinamento repubblicano è fondato altresì su principi che includono il pluralismo sociale e istituzionale e l'autonomia territoriale, oltre che l'apertura all'integrazione sovranazionale e all'ordinamento internazionale. Ma detti principi debbono svilupparsi nella cornice dell'unica Repubblica. E a questo vario complesso di soggetti pubblici, composto di governo e di regioni, di agenzie e di comuni, di ministeri e di enti locali, che la Costituzione affida il compito di realizzare un ampio spettro di obiettivi sociali, a partire da quelli enunciati nell'articolo 3, secondo comma. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. È proprio in occasione dell'approvazione di questo articolo che il 24 marzo 1947 i costituenti si soffermarono sulla scelta del vocabolo più adeguato e scartarono un emendamento che voleva sostituire il termine Repubblica con il termine Stato, precisando che non si trattava di due vocaboli equivalenti, dato che con la parola Repubblica si è ritenuto di designare l'insieme di tutte le attività e funzioni sia dello Stato come tale, sia delle regioni e degli altri enti pubblici. Infine, in un senso ancora più ampio, la parola Repubblica indica l'intera comunità politica, comprensiva tanto dello Stato persona quanto dello Stato comunità. All'origine di ogni forma istituzionale organizzata si pone anzitutto una comunità sociale e politica, che di essa è elemento fondante. In questo senso, l'idea di Repubblica si nutre della famosa definizione di res publica come res populi, offerta da Cicerone nel De Repubblica. Appartiene alla sfera pubblica tutto ciò che riguarda la vita del popolo. Peraltro, Cicerone a questa affermazione subito aggiunge che non si può definire popolo una moltitudine di uomini riunitasi in un modo qualsiasi, bensì una società organizzata, fondata su leggi condivise e orientata al bene comune. E
questo tipo di vita della comunità repubblicana che viene ritratta dalla Costituzione italiana, quando riconosce a ciascuno i diritti inviolabili e al contempo chiede a ciascuno non solo il rispetto delle leggi, ma anche il dovere di fedeltà alla Repubblica, articolo 54, e soprattutto chiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale, articolo 2. Una Costituzione dove il popolo non è solo destinatario delle decisioni politiche che riguardano la vita della comunità, ma ne è partecipe e artefice. Una Costituzione dove il popolo emerge in termini plurali, attraverso le formazioni sociali e politiche in cui si svolge la personalità di ciascuno e attraverso le quali i cittadini possono concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Articolo 49. Associazioni, minoranze linguistiche, confessioni religiose, famiglie, scuole, università, sindacati, partiti politici, cooperative, sono tutti soggetti del tessuto sociale riconosciuti dalla Costituzione e che contribuiscono alla vita comune. La vita della Repubblica, che emerge dall'ordito della Costituzione, somiglia molto a quella che Tocqueville descriveva nel suo viaggio in America. Un corpo sociale insonne, in fermento, tanto nella vita politica come nella società civile, impegnato in un movimento continuo, in cui tutti gli uomini marciano insieme verso un unico scopo, ma non tutti sono tenuti a marciare sulla stessa via.